Ciao 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 a tutti! Allora, ho delle novità. Dunque, lo staff di Steam Post It ha deciso un nuovo metodo per aiutarvi a imparare nuove cose, a postare in modo consapevole, e quindi sono stati decisi due test formativi. Lo facciamo per voi perché purtroppo è successo in passato che alcune persone probabilmente in modo ingenuo, diciamo, hanno postato, ma hanno infranto alcune regole della nostra comunità. Quindi, per aiutarvi a postare in modo consapevole, abbiamo deciso questi due test formativi. Dunque, quello che volevo dire è che appena siete entrati sarete nella sezione asilo e quando verrete formati, dopo un po', dovrete rispondere a questo test che si compone di 45 domande. Mentre quando vorrete invece passare il test Streamian, cioè il test per il voto automatico, dovrete passare un esame, un piccolo test di 30 domande. Questi test sembrano magari difficili, però non dovete assolutamente rispondere a tutte le domande in modo corretto, cioè ci sarà una soglia minima, quindi non preoccupatevi. Questo è dovuto al fatto che, appunto, come ho detto prima, ci sono stati alcuni piccoli incidenti di percorso che vorremmo evitare e se posso darvi un consiglio spassionato, personale, vi consiglierei ancora la guida che troverete su il blog che vi metto nel sottopancia, o comunque ve lo posso dire, come usare steamit.altavista.org. Quindi direi che potete tranquillamente iniziare a leggervi questa guida. Potete sempre chiedere domande, chiaramente, perché i dubbi ci sono sempre, ci possono essere sempre, ci sono molte cose da imparare. E vi metterò anche nel sottopancia questo tipo di test, questi due tipi di test. Diciamo che per quanto riguarda questi due test, posso dirvi che uno, come ho detto prima, è relativo al passaggio dalla sezione asilo a quella principale, no? Quindi agli utenti consapevoli. Mentre l'altro permetterà di entrare appunto nel voto automatico, cioè in Streamian. Quindi, quando farete questi test, se li passerete, dimostrerete di avere un minimo di cognizioni di base, su quello che, vogliamo noi come comunità essere, no? Quello che, sono le regole, diciamo, e, eviteremo ulteriori, piccoli errori. Quindi spero di avervi detto tutto, se ci sono domande scrivetemele tranquillamente, contattatemi o contattate i maestri dell'asilo. E io vi ringrazio e vi saluto per questa sera, un bacione da Alessandra, ciao ciao!